Veniamo a queste ore, alle prossime ore. Diritto allo sciopero? Sì, è sacrosanto, non si tocca, è previsto dalla Costituzione e dal buonsenso. Esiste anche il diritto al lavoro di milioni di italiani che non possono rimanere fermi a piedi per un intero giorno e un'intera notte. È solo questo che diciamo a Landini e ai due sindacati di sinistra, perché lo sciopero di venerdì 17 è stato convocato da due sindacati di sinistra su decine di sigle sindacali. Noi semplicemente diciamo: condividiamo la richiesta del garante degli scioperi, scioperate, ma per una fascia oraria limitata, per permettere a chi deve andare a lavorare, a chi deve andare a scuola, a chi deve andare in ospedale, a chi ha una visita medica, a chi ha un appuntamento di lavoro, a chi deve prendere il treno tutti i giorni, poterlo fare. Perché ogni giorno sono circa 20 milioni gli italiani che usano il trasporto pubblico, tram, autobus, metropolitane, treni. Quindi una estrema minoranza sindacale politicizzata non può negare il diritto al lavoro e alla mobilità a 20 milioni di lavoratrici e lavoratori. Quindi io ho invitato i sindacati in questa sede oggi pomeriggio alle 18 per chiedere un ultimo atto di buonsenso e di rispetto, ripeto, per la stragrande maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori italiani. Se così non fosse e ritenessero di andare avanti ignorando regole, leggi, buonsenso, interverrò. Sono fatto così, siamo fatti così, nell'ambito che la legge ovviamente ci permette di fare, limitando a una fascia oraria lo sciopero del venerdì. Poi che nel 90% dei casi di scioperi siano convocati il venerdì, il lunedì o nei prefestivi, lascio a voi giudicare. Comunque il diritto al lavoro, alla salute, allo studio, alla mobilità di decine di milioni di italiani non può essere messo in discussione da Landini e pochi altri. Mi spiace che il PD e i partiti della sinistra, che una volta difendevano il diritto al lavoro, il diritto all'operaio di poter prendere il treno o la metropolitana, adesso invece assecondi i capricci di qualcuno che peraltro protesta contro una manovra economica che, secondo i dati di Banca Italia, non di Matteo Salvini, mette 600 euro in più nelle buste paga di tre quarti delle famiglie italiane. Quindi metti 15 miliardi nelle buste paga di milioni di lavoratori, continui a smontare la legge Fornero pezzetto per pezzetto, metti 3 miliardi in più sulla sanità per tagliare le liste d'attesa, ecco, la CGIL sciopera, almeno non rovinassero una giornata e una nottata a tutti gli altri lavoratori. Quindi su questo stiamo lavorando in queste ore, poi voi mi avete segnalato altri episodi di cronaca. Ecco, ci tengo a dire che mi vergogno a nome di quei 4.000 professori e accademici che hanno firmato un documento in cui si invitano le università italiane a non avere più nessun tipo di rapporto, a tagliare collaborazione, amicizie, partnership con le università di Israele. Razzismo, antisemitismo, è una forma di violenza assolutamente condannabile nell'anno del Signore 2023. Speravo che certi episodi di antisemitismo fossero stati definitivamente archiviati negli anni 40 del secolo scorso. Quindi viva le università libere, aperte, viva gli scambi culturali, religiosi, e viva la cultura che include, che comprende, che capisce, non che esclude, che condanna o che persegue. Ultima riflessione che riguarda ovviamente altro tema su cui stiamo lavorando. Domenica è la giornata mondiale delle vittime della strada, come promesso, e ne stiamo parlando e lo stiamo costruendo anche insieme a voi, oltre che insieme agli stessi sindacati, alle imprese, alle associazioni di ciclisti, motociclisti, automobilisti. Il nuovo codice della strada, con più educazione, più controlli e più sanzioni per chi sbaglia, tolleranza zero per drogati o ubriachi al volante, ritiro della patente per chi usa il telefonino rischiando la vita, targa, casco e assicurazione per i monopattini con un limite di velocità, lo stop anche all'abuso degli autovelox messi solo
per far cassa, un piano salva ciclisti con delle piste ciclabili serie, un piano per aiutare i motociclisti con dei milioni di euro che questo ministero investirà per i guardrail salvavita. Ecco, è qualcosa che finalmente il Parlamento sta affrontando e conto sia legge entro Natale. Sempre a proposito di diritto al lavoro, alla mobilità e alla vita, conto che vada avanti la proposta di legge della Lega per l'arresto in flagranza di reato per gli eco imbecilli, per gli eco vandali che un giorno sì e un giorno no bloccano strade, bloccano autostrade, bloccano porti, bloccano la possibilità di lavorare, inquinando, perché si dicono amici dell'ambiente, creano casini, creano traffico, creano ingorghi, come la CGIL vorrebbe fare venerdì. Pensate a un venerdì interamente senza autobus, senza metropolitane, senza mezzi pubblici, senza taxi, senza treni, pensate al caos, agli ingorghi, al traffico, alle ore perse di salute, di lavoro, e pensate all'inquinamento in più. Quindi non si può stare con Greta il giovedì e con gli inquinatori il venerdì. Passo e chiudo, perché la giornata, la serata e la nottata saranno lunghe. Rimanete sintonizzati.